Mercury Comics Buongiorno a tutti, terzo giorno di Luca Comics and Games, fatta qua a Torino O meglio, Luca Changes <ride> Esattamente, Siete, state guardando Mercury Comics, sempre da Radio Impronta Digitale, sempre da Cascina Roccafranca la trasmissione che state vedendo è in diretta su Facebook e verrà riversata sui canali di Luca Changes e poi verrà riversata anche sul nostro canale YouTube Radio Infronta Digitale eh, dove potete se volete iscrivervi e eh, chiedere di essere avvisati di eventuali nuove trasmissioni o andare a consultare le trasmissioni precedenti. No, è con noi un ospite che tra poco vedremo perché non è qui in sede, eh, perché comunque se riusciamo anche a raggiungere gli ospiti a casa loro, visti i tempi, abbiamo attrezzato tutto quanto, è con noi Ilaria Urbinati. Ciao Ilaria, eccoci qua. Ciao. Ciao, perfetto. Ciao, ciao. Ciao Ilaria. Allora, abbiamo cercato di parlare con te perché abbiamo letto il tuo volume, il mare verticale tuo e di Brian Freschi. Eccolo lì. Eccolo. <ride> Grazie ragazzi. Allora, Ed è, è un volume di un certo livello nel senso che parla di argomenti eh, impegnativi molto seri e nello stesso tempo ha una qualità grafica eccellente quindi tutto quello che potremmo desiderare noi Dunque. Ma grazie, grazie da me, e anche, parlo anche per Brian oggi, grazie anche da parte sua, sono sicuro apprezzerà. Bene, anche perché poi ci vedrà anche lui. Eh, dunque, il volume parla di un problema che eh, non è così remoto, che assilla un certo numero no. di persone, eh, ed è il DAP, cioè il disturbo d'attacchi di panico. Ne è affetto eh, India, che è la protagonista del volume e che eh, yes. comincia proprio nelle primissime pagine del volume, che adesso magari possiamo vedere, eh, il nostro umanista di fiducia gira le prime pagine del volume, eccolo qui. Quella che vedete adesso era la classe in cui India insegna. Sì. E, Pot e potete quella... vedere subito che ci sono, eh, eh, cercheremo di non fare troppi spoiler, ma ci sono pagine in bianco e nero sì. e pagine molto colorate. Le pagine colorate sono la vita reale, le pagine in bianco e nero sono l'immaginazione, quello che c'è nella testa di India o quello che lei racconta come, eh, come fosse una rappresentazione della sua situazione. Eh, non potevi riassumerlo meglio. Eh, sì, ci, ci sono dei due, diciamo due barra tre livelli narrativi principali in questo libro. Uno è un mondo di realtà, quindi una realtà quotidiana normale di questa India che fa la maestra delle elementari. E, um, un altro invece è il mondo del, del DAP, quindi degli attacchi di panico. Che si è rappresentato, si è raccontato in bianco, in bianco e nero. E poi c'è un altro mondo che è diciamo, quello della terapia, che è rappresentato con un piano sequenza, così per dividere <ride> i tre livelli. Diciamo. Poi c'è anche un espediente grafico, perché India quando parla al telefono eh, non si vede l'interlocutore, c'è solo lei e quindi i box hanno colori differenti a seconda se parla. L'interlocutore, esatto, esatto, esatto. Cioè, ci abbiamo pensato molto per, per riuscire a far capire tutto a, a, al primo colpo, è stato un lavorino discreto in, di redazione per riuscire a quadrare tutto, però, l'abbiamo fatta. Beh, la prima cosa <ride> che ti chiediamo: allora è proprio visto che la tematica non è per nulla banale, perché poi parleremo di questa tematica eh, diffusamente: no. <ride> eh, Brian Freschi ha Scritto la sceneggiatura, tu ti sei trovato a, a illustrarla? La sceneggiatura. Come sì. eh, vi siete coordinati tra voi due? <ride> uh, ci, siamo no, no, ci siamo coordinati benissimo. Brian è bravissimo e ci siamo trovati molto bene. In realtà eh, abbiamo lavorato a, bloc a blocchetti di, di capitoli, diciamo. E Quindi lui le scriveva una prima parte della sceneggiatura e io la disegnavo, intanto lui scriveva la seconda e, e via così, uh, in, diciamo in una situazione quasi di staffetta. No? E abbiamo fatto così, ogni volta che lui scriveva un blocco di sceneggiatura me lo mandava, io lo stampavo tutto, lo leggevo tutto, poi ci telefonavamo <ride> e ne discutevamo per tipo tre ore, eh, proprio minuziosamente, <ride> anche perché eh, Brian abita a Cesenatico, certo. quindi non, non viviamo nella stessa città. E allora ci siamo messi lì a, a capire tutto, ogni cosa, ogni intenzione, siamo andati molto a fondo. In, nel, noi ci conoscevamo solo come, come colleghi di nome. E in due anni di lavorazione, ovviamente, siamo diventati amici perché <ride> era come se viveste insieme a forza di raffronti. Tipo, sì, 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 infatti, adesso ci sentiamo lo stesso, ma senza, senza sceneggiature sotto gli occhi perché dopo un po' uno ci ha fatto l'abitudine, eh, certo. quindi dobbiamo farci una telefonata ogni tanto, <ride> se no ci manca qualcosa. Poi, dopo un po', il personaggio prende vita e quindi vi chiedevo, eh, e India come sta? Sì, <ride> sì, sì, sì. Ma, ma secondo me lei, cioè alla fine era, ne parlavamo come di una persona vera. E assolutamente certo, una certo, persona certo. vera, anche perché il libro è tutto su di lei. Quindi, è molto È un libro che ha questa cosa che praticamente lei, la, la sua esperienza, la sua vita, è, e quindi è, è molto potente Allora eh, tornando a parlare appunto del volume eh, il volume, io eh, consiglio tutti quelli che leggeranno questo volume eh, a fare molta attenzione nel senso che ha diversi livelli di lettura, proprio perché eh, se lo leggete la mia esperienza è stata questa, io ho cominciato a leggere il volume, eh, sono arrivato al fondo del volume e ho detto ecco, questo è come si sente una persona che ha i disturbi di attacchi di panico è come lui legge il mondo perché il mondo che india vive è osceno cioè, cioè, ci sono dei personaggi che solo in una favola e sarebbero i cattivi della favola sì. potrebbero sì, essere. Sì, 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 sì. Sì, in pratica dopo dopo un po di tempo ti sembra che tutti quelli con cui lei ha a che fare in qualche modo possano essere visti come dei pericoli o dei nemici perché hai Uh, I genitori dei bambini, i colleghi, addirittura i bambini stessi che le causano ansia, perché dici: ma saranno loro quelli che mi causano questi problemi. Sì, sì, sì. E Però, verissimo. E, que e quindi que e... questo è il primo livello di lettura. Tu quando hai cominciato a leggere la sceneggiatura e, e poi, comunque, quando hai contribuito ad essa, perché immagino che ci siano stati molti, appunto, come dicevi tu, contatti tra te sì. e Brian nella, nella stesura. Com com sì, molti. Come cioè, Hai pensato anche al fatto, appunto, che ehm, India potesse eh, far. Ehm, mettere il lettore nella condizione di chi, di chi ha l'attacco di panico, cioè di chi legge il mondo? Come, eh. sì, uh, sì, sì, ci abbiamo pensato molto anche perché abbiamo anche esagerato ed esacerbato alcune situazioni apposta, nel senso che il libro in parte raccoglie delle testimonianze di persone che hanno avuto davvero gli attacchi di panico, e che non siamo né io né Brian. Bene. che non abbiamo mai sofferto, Menomale. abbiamo avuto anche noi altri problemoni, però non abbiamo mai avuto in prima persona attacchi di panico, ma ehm, abbiamo raccolto delle esperienze reali di persone che avevano veramente quella situazione e eh, alcune situazioni sono state un po' esagerate per far capire meglio come, quanto si sente sola una persona con gli attacchi di panico e quanto si sente poco capita. Sì. E, e quindi questo le fa sentire tutto come se fosse ancora più ostile. Certo. Non so come. Gli Magari quando non lo è, perché per esempio anche il fidanzato di India, poverone, eh, non ha delle cattive intenzioni, no. però a volte non ne imbrocca una. Sì, perché lui non <ride> sa come comportarsi ed esatto. è difficile saperlo. Eh, esatto, e quindi c'è anche questo, c'è cioè la difficoltà di stare vicino a una persona con gli attacchi di panico, perché è vero che eh, i problemi di salute mentale ovviamente sono problemi molto forti per chi ne soffre, ma anche per chi sta vicino sì, a chi ne soffre. Eh, e lui era un po', era un po quel simbolo di, di, di quelle persone che hanno delle ottime intenzioni, ma... Non imbroccano le, a volte <ride> sbaglia. Sì. Eh, vo voglio fare un esempio semplifi per semplificare all'estremo, quindi ovviamente eh, non è la, il racconto completo, ma l'esempio all'estremo è quando chiunque di noi è arrabbiato o preoccupato o eh, spaventato da qualcosa, e ti arriva l'amico tranquillo, che ti dice. Eh, ma non ti devi arrabbiare non serve a niente dire esatto. all'amico che si sta no, arrabbiando esatto. non ti devi arrabbiare o non devi avere paura perché se, se potessi scegliere di non avere paura lo sceglierei infatti. esatto ed è anche un po' come, come negare no? il come si sente come esatto. un po' come mettergli una, una croce sopra e dirgli guarda fa? che quella roba lì non esiste eh. e invece no di dire ok tu stai cioè bisogna riconoscere un po' Il, il modo anche se non lo si condivide il modo altrui di, di reagire o di essere in difficoltà in quel momento sì, invece di mettere in difficoltà l'amico dicendo esatto. questa cosa non esiste lo aiuti dicendo ti sono vicino è un esatto. approccio completamente diverso sì. e infatti sì, sì, sì. Le, continuando a leggere il volume ricominciando a leggere il volume mi è venuto in mente che io ho avuto degli amici che soffrono di disturbi di attacchi di panico e quindi stavo cercando di, di trovare i punti di contatto con uh, quello che era la mia esperienza. Poi, siccome non ero abbastanza soddisfatto perché c'erano ancora dei punti che mi, mi risultavano oscuri, ho chiesto l'intervento di una professionista perché ho la fortuna di, essere, di avere come moglie una psicoterapeuta c'è una teoria qui? che sostiene che lei l'abbia scelto perché lui è un caso di studio eh? ah giusto è giusto perciata. fa sempre, sempre giusto comodo infatti e quindi eh, glielo ho fatto rileggere e lei mi ha detto alcune cose che mi hanno in effetti eh, fatto accedere all'ultimo livello che a me mancava per comprendere proprio tutto quello che è particolare di questo volume e che mette in chiaro che ehm, c'è il momento del percorso con l'analista, la, come è stato detto prima da Ilaria, c'è il momento in cui prende, lei prende appunti, eh, ci sono quattro pagine di appunti su come affrontare determinate situazioni. Ma quello che è più complicato. Anche i medicinali, è, beh, sì, appunto, anche i dimensionali, i medicinali. Sì. E poi con cui lei non ha proprio un bellissimo rapporto, <ride> ci sono tutti. E <ride> no. che in generale. non... Con, chi di ha disturbi e attacchi di panico in generale non hanno un buon rapporto con i medicinali, perché quando arriva il medicinale è dichiarata la malattia, quindi comunque tu vuoi sì. sempre cercare di evitare di essere classificato come malato. È vero. Ma poi c'è una questione importante che in psicologia viene chiamata il cane bianco e il cane nero. Cioè dentro ognuno di noi c'è un cane bianco e un cane nero. Bisogna dar da mangiare un po' a tutti e due. Non è che eh, posso dare da mangiare solo uno o solo l'altro, perché sennò poi incomincio ad avere dislivelli eh, al mio interno. Ecco, questa cosa è narrata benissimo nel, nel volume, perché c'è proprio tutta quanta la, diciamo, uh, genesi, da, cioè tutto quanto il passaggio da problema, affronto il problema, incomincio a trovare delle risorse, perché a un certo punto, Uh, c'è un'amica, cioè, o meglio, c'è la mamma di uno dei bambini che dice: Senti, ma parliamo un po' di questi attacchi di panico che hai. <ride> sì. e in fondo, è l'unica mamma che non si fa terrorizzare, da questa roba. Sì. Sì, nel momento in cui sì. lei si sente accettata, si sente anche aiutata. Sì, eh, sì, sì c'è questa, questa componente e c'è anche una componente, diciamo, di uh, realtà. Eh, senza spoilerare troppo, però okay. eh, in generale, diciamo che non è che poi alla fine del libro India è, oh, è tutto come prima, eh, non ci penso mai più, a posto così, eh, siamo tornati sull'allero, sulla Ecco, Non è così. Eh, come in tutte le cose, eh, questa esperienza la, la cambia, ma non viene cancellata. Ed era una, una cosa importante per noi, insomma, viene eh, interiorizzata in qualche modo, però non viene cancellata. Perché una delle cose a cui tenevamo molto, sia io che Brian, era l'evitare tutto quello che è eh, il, la negazione dei problemi, il mettere la, diciamo, la polvere sotto il tappeto. Perché <ride> sì. India fa tutto, è una, è una ragazza che comunque, nonostante sia. Molto normale, dolce, carina, eccetera, eccetera, però non. Cioè, si impegna, scrive, eh, fa terapia, prova a prendere ah. delle medicine, si arrabbia, insomma fa tutta esatto. una serie di cose, tranne far finta di niente. Esattamente. E, ed era una roba molto importante per, per me e per Brian, cioè il far finta di niente è la cosa più pericolosa in assoluto. Eh, noi col libro volevamo proprio dirlo. Vida, la lettura che io suggerisco a tutti quelli che affronteranno il volume e che è molto molto interessante perché effettivamente eh, nasconde un altro elemento importantissimo nella crisi di attacchi di panico e la formula ti chiamerò, cioè c'è in tutto il volume si comincia all'inizio dicendo ti chiamerò e qualcosa, sì, un nome, che, che all'inizio sembra quasi un po' disorientante perché dice ma a chi si sta riferendo e si capisce più avanti, almeno io l'ho capito più avanti a chi si riferisce questo ti sì. chiamerò. Sì, eh, in realtà lo capito, è una poesia, questa è una poesia che ha scritto Brian e anch'io non l'ho capito subito, nel senso che leggendo anch'io il libro a blocchi io sapevo come andava a finire, certo. ma non sapevo esattamente con che parole e con che modalità. Quando ho letto l'ultimo capitolo ho capito a chi si riferiva a lei, dicendo ti chiamerò, e mi sono commossa. <ride> Perché c'è un po' una, una sorpresa, diciamo. Infatti, alla fine. quando sì. si arriva alla fine e si capisce il ti chiamerò, a cosa è riferito, ritorniamo in ambito psicologico: eh, dare un nome alle proprie paure è un modo per risolvere le proprie paure. È sì. proprio quello, un elemento terapeutico molto forte. Quando si riesce a dare un nome alle paure, non le si risolve, ma le si comprende, quantomeno. Sì, e comunque, sì, secondo me, dare, dare un nome le rende sempre tutto più... più non lo so, più più, più, gli dà dei, 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 confini, sì, gli dà dei confini. Non è più qualcosa di... Eh, ovunque è, è molto diciamo overwhelming come si dice in inglese che non mi oddio, oddio, non mi viene in italiano eh, sovrastante, sovrastante esatto e, e invece si, lo, lo si riconduce un po' a un, a un confine, se di... altro, okay, quella roba, lì, e infatti, è quella roba lì. Qualcosa di cui si può parlare e questo può uh, aiutare anche a comprendere i due livelli di cui, in cui c'è uh, la, la sua storia, la sua narrazione che fa anche ai bambini e invece la, la sua vita reale perché c'è questo sì. mostro a cui bisogna riferirsi, e in qualche modo bisogna affrontarlo. Sì. Bene, no? io aggiungerei sì. solo una cosa, perché secondo me abbiamo parlato soprattutto del lavoro di Brian e meno di quello di Ilaria. Eh, io ho una sensazione, a, a me piace moltissimo il tuo modo di illustrare, eh, mi ricorda un po', ma non, probabilmente dirò una cavolata, il modo di illustrare che si usa nella moda. Il, okay. il, quando vedo delle illustrazioni, fatto il, il vestito e così via, è un'illustrazione molto di impatto, mo eh, anche se sembra quasi abbozzata, quindi la, la trovo molto. Appunto, che, che colpisce molto subito. Io ho apprezzato molto <ride> questa tecnica. Grazie. Eh, non lo so, forse è un po' dettata dal fatto che eh, a me piace molto l'illustrazione. Cioè, io volevo tantissimo essere espressiva ma non super precisa o super perfetta perché il mio stile non è quello mm -hmm. e quindi nel momento in cui ho dovuto fare un libro così ho detto ok co su cosa bisogna puntare, qui bisogna puntare sull'emozione, sull'esprimere esatto. quello, eh, il, segno del, del gest, il, gest, il segno gestuale aiuta molto, che è vero è, è simile a quello che si usa nella moda, in più, boh, e io sono anche una, una donna un po' vezzosa e, e quindi devo dire che avere una protagonista che più o meno aveva la mia età, mi ha fatto, io a India le ho fatto indossare tutto quello che avrei desiderato nel mio armadio. Ah, ecco, quindi, quindi c'è proprio… C'è un po' questo, questo gusto. Infatti a un certo punto Brian mi ha detto «Senti, India è bellissima» però anche meno quei vestiti perché questa fa la maestra non è che fa un lavoro per cui deve no, vestirsi no? va bene che è carina che le piace vestirsi bene io ho una però. mia teoria che non è detto che uno debba spendere milioni per avere dei bei no, vestiti no no infatti per avere del buon gusto solo esatto però lui mi diceva guarda che sta ragazza è sempre in bici con i borsoni non è che può mettersi chissà che eh, effettivamente poi ho cercato di insomma di rendere che poi io ho anche che mi vesto molto normale nella vita, però mi piacevano i vestitini carini. Sì. E, e un po', diciamo, seguendo, visto che il libro è ambientato comunque più o meno nella contemporaneità e sono tutti vestiti che vanno un po' di moda adesso eh. e forse si, si vede un po' anche i bambini sono i sì, bimbi di India sono vestiti come dei bambini molto di curati, adesso non sono proprio abbozzati sì. lì, sono proprio sì anche perché io ci vado molto a queste cose anche perché lavoravo come character designer e su queste cose bisogna starci un po' attenti sì. e, e a volte si tende a vestire le persone come dei cataloghi sì, eh, sì. degli anni 80 e 90 cioè molto, molto basiche certo. e, sì, sì. E invece se, esatto sì. e invece se si vedono le persone per strada invece sono molto più curate, sì. cioè i bimbi di adesso sono vestiti, sono tutti molto carini hanno molto curati sì. e allora ho cercato di renderli il più realistici possibile, quindi guardavo i siti di, <ride> che ne so di, uh, di Zara, no? Benetton, bambini certo, sì. Zara, bambini certo, per vedere più o meno come certo sì. Ho molto apprezzato. Sempre riguardo il al, al disegno di Ilaria, vi, vi consiglio di andare a vedere le sedute di Ilaria, dallo psicoterapeuta, perché eh, con pochissimi <ride> tratti viene dato il ritorno del feedback che Ilaria dà allo psicoterapeuta. <ride> sì. <ride> sì, 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 perché c'è questo piano sequenza. Quindi abbiamo sempre su India e il suo, la, cioè la, su, tutte le sue le espressioni sì. di lei che risponde a quello che dice lo psicoterapeuta. Certo. E non sempre d'accordo. No, e quindi e a volte. si percepisce subito lo stato d'animo: si acciglia, sì, sì, sì. si acciglia, <ride> si, si, si chiude, si prende la borsa in mano, sì, dice: mm, Ok, mm, bevo un attimo. <ride> eh, perché India è anche un personaggio, anche questo era, era secondo me bello. Io e Brian ci abbiamo pensato perché non volevamo il cliché della maestrina certo. sì. allo stesso tempo India è comunque una ragazza molto normale molto dolce non è, non è che sia particolarmente ribelle no, o ok. però volevamo che avesse un carattere, un carattere vero cioè, e quindi era una, una, come dire, un equilibrio difficile, molto, molto difficile da sì da Trovare, eh, credo che ci siamo un po' riusciti, però no, è stato un bel lavoro. Guarda, noi ti grazie. ringraziamo di questo intervento, ehm, che ovviamente eh, troverai sui nostri canali. E e io vi ringrazio perché avete fatto un'analisi veramente molto, molto profonda grazie. e si vede che l'avete letto con cura, <ride> e grazie. grazie a te. E ah. Poi ricordati che noi siamo qua a Torino. Quindi, se avrai cose interessanti da proporci, contatti e noi ti ospitiamo volentieri dai speriamo di vederci presto in... che finisca se... questo periodo senza ne pensieri ne esatto. Vabbè, non parliamo neanche allora da Mercury Comics eh, Radio Impronta Digitale e Luca Campfire Changes 2020 ringraziamo i nostri super tecnici che come al solito hanno fatto un gran lavoro sì, Lorena e Sofio alla console <ride> grazie a tutti e alla prossima intervista ciao, ciao